Ciao a tutti, oggi vedremo come riparare un UPS che non tiene più la carica. Infatti, come vediamo, se lo collego, colleghiamo un carico, stacchiamo l'alimentazione. Questo beh, è un piccolo carico, ma avendo un carico maggiore ho visto col mio impianto di biosorveglianza si scaricava in 3-4 secondi. Ecco, una semplice lampadina LED non è durata che pochi secondi. Adesso procederemo a smontare la batteria. Quindi iniziamo con lo smontaggio di questo UPS, anche se più o meno sono molto simili, quindi se avete un altro UPS sarà più o meno la stessa cosa. Questo è un modello costruito in Italia, Tecnoware, che vi consiglio comunque, almeno per piccoli impianti di sorveglianza, per router, eccetera. Comunque non adatto a PC e console di gioco. Se avete bisogno di un UPS per questo tipo di dispositivi, vi lascio un link in descrizione di un UPS di cui ho fatto già la recensione. Ed eccolo qua. Occhio a non toccare i cavi che sono in questo momento ad alta tensione, perché c'è un trasformatore che trasformerà a 230 volt, quindi c'è il rischio di prendere la scossa. Quello che dovremo fare quindi è staccare la batteria. E adesso non ci resta che andare ad acquistare una batteria con lo stesso formato. Questa misura 9x10 per 7. Per curiosità vado a misurare la tensione di questa batteria ed è 13 volt, perfetta, ma non ci deve trarre in inganno in quanto sotto sforzo non tiene la carica. Ecco, ho trovato su Amazon la batteria compatibile sia per le dimensioni che per la capacità in ampere e sia per l'attacco Faston, che sono questi. Mi è arrivata la batteria e adesso procediamo al rimontaggio. Ecco, faccio un test con questa pistola d'aria calda che è 300 watt. Quindi la collego. Stacco il PS, lui comincia a suonare e funziona. Quindi batteria ok. Direi che la riparazione è riuscita. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!